ci piacciono i bulli, la banca e le galline, perché so senza spine, non so come ballare, la società dei bagnacci. Lo scorso anno venne esaurito in meno di un'ora. Nella prima edizione del Festival dello Stufato, il piatto principe della storia gastronomica sangiovannese, 250 kg di prodotto vennero consumati. San Giovanni ripropone la festa domenica prossima, nella giornata degli Uffizi, in piazza Cavour, a partire dal pomeriggio, e quest'anno i chili a disposizione saranno 350, tutti di carne chianina DOP. Stiamo parlando di qualcosa di culturale che riveste tutta la nostra, il nostro trascorso, il nostro passato, che va dal miraolo di Monna Sancia alle ferriere del Val d'Arno, e quindi un qualcosa che noi vogliamo ripercorrere insieme ai nostri cittadini, un qualcosa è profondamente culturale per la città, profondamente storico, che riveste anche una valenza economica. In piazza ci sono gli imprenditori di San Giovanni, ci sono le gastronomie, ci sono i ristoranti, c'è il comune, c'è la basilica. Sì, è un po' l'elemento che ha caratterizzato tutte le iniziative, la unione forte tra le tradizioni della città, le sue cose particolari e anche le attività produttive. Questo con l'assessore Marziale l'abbiamo sempre fatto, dal mercatino europeo, che tra l'altro si chiama Masaccio incontro all'Europa, alla festa, al festival della cioccolata, fino allo stufato. Ed è una cosa che tramite lo stufato ci permetterà di far vedere a tutte le persone che da Firenze, Arezzo, ma anche da oltre verranno a San Giovanni, che farà ammirare il bellissimo centro storico, il Palazzo d'Arnolfo, il Museo della Basilica e tutte quelle cose che innalzano San Giovanni Val d'Arno. La festa è inserita nelle giornate del centro commerciale naturale, con negozi aperti e fiera antiquaria sotto il loggiato di Palazzo d'Arnolfo.